e si viene pertanto proposto quale presidente nazionale Niccolò Mancini. Care volontarie, cari volontari, cari soci e care socie delle pubbliche assistenze, buongiorno. Vi parlo in questa giornata un po' particolare, nella quale il Consiglio nazionale, all'esito del 54esimo congresso, ha deciso di nominarmi presidente della nostra associazione nazionale. Lo faccio perché ho ritenuto come cosa prioritaria e importante portarvi il mio saluto, ma soprattutto il mio ringraziamento per quello che fate tutti i giorni. Siete la linfa vitale del nostro movimento e gli impegni che ci attendono sono tantissimi, anche in un momento storico di così grande difficoltà. Ma sappiamo che le pubbliche assistenze non hanno paura di affrontare le difficoltà, ma anzi, proprio in questi momenti riescono a esprimere il massimo e il massimo della solidarietà sui nostri territori. L'impegno è sempre quello di poter essere vicini alle esigenze e ai bisogni, non solo con le azioni pratiche, ma anche sostenendo quello che la nostra grande associazione, grande nei numeri e grande soprattutto nei valori. Come ho avuto modo di dire durante l'ultimo nostro congresso nazionale, per alleggerire un po' un intervento corposo, ho citato Robert De Niro, che protagonista di una commedia leggera recita questa frase, dice: i musicisti vanno in pensione solo quando non hanno più musica dentro, e credo che tutti noi, tutti i volontari e le volontarie di AMPAS, di musica dentro ne abbiano ancora tantissima ed è tutta di grande qualità e a disposizione delle nostre comunità. Grazie e buon lavoro a tutti.